State ascoltando Radio R, questo è Appuntamento con l'Arte, io sono Nicla ed è arrivato il momento dell'intervista. Oggi ho il piacere di presentarvi una persona che volevo intervistare da molto tempo, devo dire. Allora, lei si occupa di antropologia culturale, specializzata in storia e cultura del cibo e del vino. Vive e lavora a Cagliari, dove insegna antropologia dell'alimentazione all'Istituto Europeo di Design di Cagliari, lo IED, tanto per capirci. Collabora spesso con testate ed emittenti radio televisive locali e nazionali ed è stata giornalista per la rivista di Expo 2015. Io infatti devo dire l'ho contattata quando per l'Expo presentai il progetto Mangiare il Bene e nel libro catalogo infatti c'è un suo contributo che molto ma molto generosamente mi ha concesso. Amiche e amici, è qui con noi al telefono la dottoressa Alessandra Guigoni. Pronto? Ciao, buonasera. Ciao Alessandra, grazie di essere qui con noi a Radio R, anche se al telefono, e ben trovata intanto. Allora, io ti ho chiamato perché da poco è uscito il tuo nuovo libro, La lingua dei santi, cibo e vino nel tempo tra sacro e mondano, edito da Aracne. È un titolo che mi ha molto colpito perché mi riporta al potere comunicativo del linguaggio religioso verso i popoli, che è unito al cibo e alla sua simbologia. Sì, è proprio così. Ho cercato di fare una disamina abbastanza complessa, ma anche leggera, di questo tema della forte connessione che c'è tra il cibo e la religiosità, diciamo, soprattutto nel senso più ampio, da quella precristiana antica che poi è stata, appunto, lo racconto nel libro, cristianizzata. Ecco. Ah, ecco, io perché pensavo, cioè, all'esempio più alto mi è venuto in mente il verbo, no? La parola che si fa carne e pane, no? E il cristiano riceve tramite la liturgia eucaristica. Assolutamente sì, diciamo, nel libro cerco di raccontare come questo concetto che tu hai espresso benissimo sia un concetto in realtà precristiano, antico, per cui abbiamo molte divinità, diciamo, che vengono uccise, il loro corpo viene smembrato proprio perché nutrano la terra e nutrano gli esseri umani, quindi un concetto molto antico del sacrificio della divinità per il bene dell'umanità. Ecco, questo cerco di raccontare. Questo è interessantissimo. Senti, nella tua premessa parli di doppio senso del cibo. Ci puoi spiegare cosa intendi? Sì, questo, diciamo, è uno dei capitoli diciamo, un pochettino più complessi del mio piccolo saggio, nel quale racconto come accanto a un senso del cibo normale, quello di tutti i giorni, ce ne sia un secondo, appunto, che è legato molto strettamente alla sessualità, nel senso che abbiamo tanti dolci, tanti pani, tanti tipi di pasta che sono dei simboli di sessualità femminile e maschile. Questo perché, lo sai, da sempre l'uomo ha dovuto diciamo, fare i conti con la fame, con la carestia, con la paura di non lasciare il proprio lascito, no? Di non lasciare una prole, di non lasciare un avvenire, di non avere futuro. E allora c'erano questi prodotti che erano apotropaici, che erano beneaugurali, che erano proprio dei talismani di fertilità, e per essere dei talismani di fertilità avevano ovviamente la forma di organo sessuale maschile o femminile. Ah, vedi. Senti, ma in questa tradizione, no? In questa tradizione di questi prodotti, ce ne puoi dire alcuni, cioè se sono rimasti ancora nella tradizione? Sì. È pieno, solo è che pieno. Non li riconosciamo più, nel senso che noi, per noi adesso magari hanno anche il nome, no, dell'organo sessuale, come i bigoli. È vero, è vero. Però noi scherziamo, no? Pensiamo che sia un modo scherzoso, licenzioso di chiamare un tipo di pasta. Ma in realtà anticamente si faceva proprio con l'idea di rappresentare il sesso maschile, perché il sesso maschile era quello femminile fondamentale per la procreazione e il mantenimento della specie umana. Se pensi all'antica Grecia, alle falloforie, no? Sì. Ai riti legati a Demetra, a Persefone, ai culti misterici,
è pieno, ad esempio i mostaccioli, che sono un dolce a forma di losanga diffuso in tutta Italia. Ecco, il mostacciolo è il simbolo della vagina. Certo. E questo dice Maria Gimbutas, insomma, lo dicono molti seri studiosi di storia delle religioni. Io non ho fatto altro che raccogliere un po' di questi cibi e raccontare qual era il significato primigenio, che poi dopo con la cristianizzazione è stato sempre più, come dire, addomesticato e ridotto di significato oppure fatto eclissare, fatto scomparire. C'è una studiosa che ha scritto una biografia, storia di biografia del sesso femminile, che racconta sin dal mondo antico tutte queste cose. Io ho preso un po' di informazioni anche da lei, ovviamente. Certo. Ma anche i dolci, pani a forma di seno, pensa ai dolci di Sant'Agata, certo. Ah, sì, i minuti di Sant'Agata, no? Questi dolci che vengono fatti in occasione del martirio della santa. Okay. Ho parlato del culto dei santi proprio perché i santi sono gli dei moderni. Spesso i santi assommano, diciamo, delle caratteristiche che erano quelle delle divinità precristiane, e quindi sono legate ai temporali, sono protettrici della famiglia piuttosto che, non so, dei librai, delle zitelle, dei rosticceri. Cioè, sappiamo benissimo che abbiamo, diciamo, tantissimi santi, ognuno dei quali ha la propria specializzazione, le proprie caratteristiche, no? I propri attributi. Ecco, questi attributi sono attributi antichi, molto antichi. Una cosa proprio interessantissima, veramente. Solo che sempre nella premessa tu scrivi che hai trovato solo parzialmente soddisfazione alle domande e alle tue suggestioni, proprio leggo testuale. Ma a che cosa è dovuta questa mancanza? È dovuta al fatto che, appunto, ci sono non tantissimi studi su queste cose, soprattutto organici. Io nel mio piccolo ho cercato, anche se il libro è abbastanza breve, di iniziare uno studio organico su tutto quello che dall'antichità è arrivato sino a noi sotto il nome di culto dei santi e di oggetti alimentari. E poi, sai, anche la Chiesa ha esercitato una forte censura nei secoli. Sì. Noi siamo figli del cattolicesimo, quindi neanche viene in mente di studiare certe cose. Invece non c'è niente di male, perché è la nostra storia. Certo, certo. Senti, nella sintesi, no? Tra appunto le tracce dove ho letto alcune cose, parli di esempi e casi di studio tratti dal folklore italiano e sardo. Quando ho letto italiano e sardo ho pensato: questa separazione è dovuta al fatto che la Sardegna ha delle tradizioni proprie molto differenti al continente, oppure così è capitato? No, sì, un po', ecco, sì, un po' sì. Ci sono delle tradizioni molto particolari, poi sai che ormai io vivo da 25 anni a Cagliari, sono sarda d'adozione, diciamo, quindi sicuramente io mi sono molto concentrata sul mondo sardo. Un po' diverse, però simili a quelle della Campania, della Sicilia, della Calabria, direi dei paesi dell'Italia meridionale. Quali insularità e questa forte cultura che c'è, questo senso delle tradizioni, hanno mantenuto di più cose che altrove sono scomparse. Certo. Senti, tra i tanti santi che tratti nel tuo libro, quale di loro ti ha più affascinato anche per la sua storia, e quale capitolo è stato più difficile per la tua ricerca? Il più affascinante sicuramente è San Giovanni Battista, ed era l'altro ieri, mi pare. Esatto, infatti ti volevo chiedere una cosa a proposito. Parla pure, dopo ci arriviamo. Allora, va, che bello. Sì, no, è molto bello, perché tu sai che è l'unico santo tra tutti i santi di cui si festeggia non solo il giorno del martirio, che è a fine agosto, ma anche il giorno della nascita, il 24 giugno. Il giorno della nascita cade non a caso, diciamo, nel solstizio d'estate. Sì. Ed era cugino di Gesù, che è nato nel solstizio d'inverno. Ora, se fai 2 più 2, però capisci bene come ci sia una forte correlazione coinvolta tra queste due figure importantissime. Vero. E sai anche che anche per, insomma, i cristiani,
nel Nuovo Testamento si parla di San Giovanni in un certo modo, quindi comunque una figura molto importante, quasi, no? La figura più importante prima di Cristo. Sì. Per San Giovanni Battista si fanno tantissimi riti in tutta Italia, dai falò alla preparazione dell'acqua dei fiori, ecco, a dei riti di comparatico, e ci sono tantissimi dolci e pani dedicati a lui. Ah, ecco, questo non lo sapevo. Infatti io la mia domanda, così, perché appunto non entro proprio nella materia, ho pensato, dico, ma chissà che strano, che strano San Giovanni, perché appunto è associato qui da noi, per esempio, associato molto all'acqua preparata con i fiori, e la si prepara di notte, la notte del 24, e poi il giorno dopo ci si lava per difendersi da ogni tipo di corruzione. Allora mi domandavo, ma chissà cosa c'entra con il cibo? Invece c'è proprio una certa ritualità alimentare, diciamo, in altri luoghi. Tantissimo. Ecco, vedi, non lo sapevo. Molto molto forte, ma forse anche dalle vostre parti, o magari è residuale, non viene conosciuta molto, ma penso che ci sia ancora a scavare bene. Quello, diciamo, è stato un po' il santo che mi ha impegnato anche di più, se vuoi, proprio perché è molto profondo il culto di San Giovanni, e doverlo sintetizzare come ho cercato di fare in poche pagine non è stato semplice. Non è stato semplice, certo. Quanto tempo hai dedicato alla ricerca e alla stesura del libro? Perché lo sai, facendo noi varie attività come libere professioniste, poi il tempo per scrivere è poco, quindi erano anni che mi ci stavo dedicando, ho raccolto le cose piano piano, specie andando in giro, ascoltando, facendo interviste, e poi alla fine tantissimo materiale non è neanche entrato nel libro, perché... Sì, vorrei farne un prossimo nel quale magari approfondisco delle cose che adesso ho detto un po' en passant, ecco, in maniera generale. Infatti un passaggio sulla prefazione lo dici anche, che appunto ci sarebbe un seguito poi, no, a tutto questo, un approfondimento ulteriore. Mi sta venendo voglia, anche perché da quando è stato pubblicato, non è neanche un mese, tantissime persone mi hanno contattato e mi hanno raccontato la loro storia della lingua dei santi, quindi usi, costumi, pratiche che non sapevo. Vedi, anche tu oggi mi hai raccontato un'altra cosa, e quindi sto raccogliendo un sacco di materiale che non conoscevo poco, e quindi questo materiale andrà insieme all'altro a comporre qualcosa di nuovo. Certo, io guarda, adesso mi sta venendo in mente una cosa, un libro, non ricordo il professore che l'ha scritto, era Il corpo impassibile, e parlava proprio del corpo dei santi. Guarda, adesso magari ci risentiamo un'altra volta, perché sto facendo una figuraccia, però mi è venuto in mente adesso il corpo dei santi, ma proprio anche come cibo, cioè come cibo per la terra, dicevi tu all'inizio, no? Sì, che, assolutamente. Ecco, quindi dovrò andarlo a riprendere questo libro. Volentieri, io sicuramente lo leggerò e prenderò spunto. Eh sì, ti mando tutte le coordinate, guarda, tramite mail. Senti, però, no, siccome mi occupo di arte, vorrei chiederti qualcosa sulla tua professione di insegnante all'Istituto Europeo di Design di Cagliari, no? Lo IED. Sì. Cioè, qual è l'approccio all'arte e all'estetica riguardo il cibo? Non lo so, mi viene in mente che adesso va tanto di moda il food design, ad esempio. Eh sì, ad esempio, diciamo, noi abbiamo un corso, no, in food experience, in cui c'è anche una piccola parte di food design, perché l'estetica, ormai il cibo sta diventando un'opera d'arte, lo è sempre stato, sì. Però anche nel senso comune, tutti gli chef stellati, gli chef che vogliono, diciamo, distinguersi, stanno facendo delle loro pietanze, delle vere e proprie opere d'arte. Anche la pasticceria ha fatto passi da giganti, ci sono delle cose straordinarie. Soprattutto, direi, no, Alessandra? Sì, soprattutto sì, la partita. Soprattutto la pasticceria, quindi è chiaro che saper impiattare, saper giocare col cibo,
con i sapori, con i colori, con le consistenze, insomma un must, per cui anche la cucina molecolare è stata sdoganata, ormai sì. Si usano addensanti e via dicendo per ottenere l'effetto voluto. E oltre al food design, però, diciamo che noi ci appoggiamo moltissimo alla storia dell'arte, naturalmente con tutta l'umiltà possibile, perché quando studi la storia del cibo e non hai a disposizione le fonti scritte, perché c'erano pochissimi ricettari, sì. E nelle fonti si parla di guerre, di pace, non si parla di quello che si mangiava, ecco, i quadri sono le nostre fotografie, quindi noi dai quadri cerchiamo anche nelle ultime cene di capire che cosa sì. stessero mangiando, come era fatto il pane, il vino, se era chiaro, se era scuro, dove veniva servito, come veniva servito, oppure sì. in questi grandi quadri del 500-600 in cui c'è la biodiversità, no? Sì. Vari tipi di suvine, di fichi, capire appunto che cosa si mangiava attraverso quelli che sono anche i quadri in cui casualmente poi il pittore metteva qualcosa della vita quotidiana, della vita di tutti i giorni, no? È difficile. Certo. Quindi io sono una grande stimatrice, diciamo, di cataloghi di opere d'arte, di opere d'arte. Li guardo con quello sguardo lì, ecco. Sì, infatti, da studiosa, insomma, ti crei un po' una mappa alimentare, diciamo, no? Attraverso le opere d'arte e attraverso appunto il tempo. Penso alle Vanitas olandesi, con le nature morte eccezionali, bellissime, con tanti, tanti prodotti veramente. Ma come si associa il bello da vedere e il buono da assaporare? Perché purtroppo a volte non è sempre così, capita, no? Di vedere una cosa, una torta magari bellissima, poi l'assaggi, non è proprio quello che ti aspettavi. È una domanda un po'. Cioè, mi è venuta così, accettala. È una domanda lecita, credo che a meno male. Si debba assolutamente far sì che le due cose siano pari passo, perché neanche a me interessa troppo un cibo bello da vedere che non sia buono anche da mangiare. Abbiamo fatto tante discussioni con chef e pasticceri, nel senso che ovviamente anche loro cercano di dare preminenza alla bontà del tutto. È un difficile equilibrio, perché è un po', da un lato hai la creatività, no? Sì. E dall'altra hai la materia, che non può essere maltrattata più di tanto, quindi la materia deve essere importante quanto la creatività con la quale poi la metti in essere. Certo. Non è semplice, insomma, diciamo, però insomma, c'è comunque lavoro, non devo cucinare, quindi senti, tu sei stata anche coordinatrice del corso di specializzazione in Food Experience. Puoi dirci brevemente di che cosa si tratta? Sì, è un corso in cui raccontiamo il cibo in maniera moderna attraverso quello che è il turismo esperienziale, le esperienze che si fanno al ristorante piuttosto che al B&B, nell'agriturismo, e facciamo, soprattutto insegniamo marketing e comunicazione del cibo, storia e cultura del cibo. Quindi riuscire a raccontare quelle che sono le pietanze, il menù, in modo diverso, in modo innovativo, in modo adatto al XXI secolo. Ah, certo. Senti, noi ci siamo conosciute per l'Expo, io proprio da così faccia di tolla proprio ti ho contattata e tu sei stata veramente gentile a mandarmi un testo bellissimo per il catalogo, per la mostra. Grazie. Appunto. Grazie a te, è stata una bellissima esperienza. No, infatti sono stata molto felice di conoscerti, ma adesso la domanda è questa, no? Dopo l'Expo, che poi tra l'altro ti ha visto tra i protagonisti, secondo te è cambiato l'approccio verso il cibo? Ci ha lasciato qualcosa questo grande show, se posso chiamarlo? Oppure c'è qualcosa che si poteva fare meglio? A parte, devo dire, la scenografia di plastica lungo il decumano che sembrava prese, cioè quella proprio
Non so se tu sei d'accordo, però. Ma sì, guarda, quella scenografia ha lasciato un po' tutti interdetti, che poi era di un premio Ferretti, è marchigiano tra l'altro, però sinceramente, cioè, a parte i guerrieri che sembravano un po' Arcimboldo, così la citazione, però in mezzo al decumano a vedere quelle bancarelle di plastica, sinceramente mi hanno lasciato un po' perplessa, devo dire. Sì, perché era decontestualizzato. Se avessero fatto un padiglione sul cinema italiano e il cibo, avrebbe avuto il suo perché, perché poi Ferretti, tra l'altro, non me ne voglia se ci sta. No, ma neanche a me, cioè io lo adoro, però no, sinceramente ha una visione, diciamo, come dire, un po' tradizionalista anche della cultura gastronomica italiana, nel senso che purtroppo quei bei banchetti di frutta, verdura, di pesce non se ne vedono quasi più. So che molti amici sardi si sono un po' offesi per la rappresentazione della Sardegna con quell'ovile e quelle latte fuori. Me lo ricordo, me lo ricordo. Negli anni 50, negli anni 60, sai, adesso negli ultimi 30 anni con la comunità europea sono stati fatti tantissimi investimenti, quindi non si munge più a mano, sebbene nei documentari ti facciano vedere per motivi così folclorici che si munge a mano, non si munge più a mano, certo. Le sale sono iper moderne, però insomma io ho capito lo spirito, non bisogna neanche a prendersela troppo, perché è un'interpretazione di un artista. A me l'Expo è piaciuto abbastanza, trovo che sia stato più sostenibile di tanti altri Expo che ci sono stati e probabilmente che ci saranno, almeno c'era un'idea dietro. Sì. E poi è chiaro che per veramente incidere bisognerebbe fare dei diktat, pretendere che tutti li seguissero. Ad esempio io detesto la plastica e la bandirei da tutte le sagre, tutte le feste, tutti i festival d'Italia, vedi? Meno male che non conto niente, che non comando, perché farei una legge per la quale non si possono più usare piatti posate di plastica, ecco, ma solo compostabili, viva l'ambiente. Sì. Ecco, allora sì. Se si potessero fare due o tre leggi così, Expo avrebbe avuto un suo senso. Noi queste cose le abbiamo dette, le abbiamo raccontate a Expo in tanti, e poi qualcuno le ha recepite, qualcun altro no. Ecco, sì, come sempre succede, però ecco, diciamo che noi lo ripetiamo intanto, anche se la radio è piccolina, però capito, questi messaggi vanno comunque ripetuti, no? Viva l'ambiente, viva la sostenibilità, insomma. Senti, invece, infatti, siccome purtroppo dobbiamo salutarci perché sta scadendo il nostro tempo, io però un'ultima domanda te la voglio fare. Cosa ne pensi degli star chef, questi chef che sono diventati star televisivi, e dei loro programmi, della loro programmazione in TV? Ma qualcuno dice purché se ne parli, nel senso che comunque loro hanno diciamo fatto sì che ormai di cucina ne parlino proprio tutti. Sì, è vero. Che forse le persone riflettano un po' di più su quello che stanno mangiando, solo che spesso, come forse hai fatto notare anche tu prima, no? Fotografiamo il cibo, un cibo bellissimo ma che sembra un po' plasticoso, poi bisogna vedere com'è il sapore, se è sostenibile anche quel cibo, certo, come è stato cucinato, l'impronta sul pianeta. Ma potrebbero fare tanto, però credo che molti soprattutto siano dei narcisisti che pensano a fare pro domo loro. Infatti è quello che pensavo anch'io, cioè qualcuno ma parla di cucino, parla di sé, cioè un ego a volte eccessivo. Viene un po' il dubbio, vero? Sì. Anche a me. Invece fanno comunicazione ed educazione alimentare, sono molto efficaci, perché la gente non legge ma guarda la televisione, quindi ecco, potrebbero anche essere efficaci se lo facessero. Ma io spero invece che leggano il tuo libro La lingua dei santi, cibo e vino nel tempo tra sacro e mondano, edito da Aracne. Chi lo volesse comprare, diamo un po' qualche coordinata, Alessandra? Sì, grazie, lei gentilissima. Ma guarda, bisogna andare sul sito dell'Aracne, mi sembra che sia aracne.com, te lo dico subito, no, aracneeditrice.it, aracne.it. E dopodiché si entra e si può tranquillamente acquistare online, perché so che alcune
librerie ce l'hanno, altre no, ma acquistandolo online arriva tranquillamente a casa e possiamo veramente leggere qualcosa in più, qualcosa che va al di là della classica alimentazione, ecco, è un cibo più, diciamo, più studiato, ecco, se vogliamo, se mi permetti il termine. Da un... Sì, vorrei solo dire che c'è anche in ebook e quindi fa bene all'ambiente, ecco. Ah, perfetto. Sì. Perfetto, senti Alessandra, io ti ringrazio moltissimo per essere stata con noi, spero di risentirti in un'altra occasione molto presto. Anch'io, grazie veramente, saluti a tutti ascoltatori. Grazie, ciao Alessandra. Oh, grazie, arrivederci. Alessandra ciao. Guigoni a Radio R, ciao ciao.